con Cinzia invece adesso ce ne andiamo nel deserto. Comunque non è vero che succede di tutto, è sempre Guido che fa cascare qualcosa, e quindi vabbè. Allora, parliamo di un argomento veramente importante, interessantissimo. Intanto do il benvenuto a Claudia Zuncheddu, medico specialista di malattie tropicali a Cagliari e studiosa di antropologia africana. Noi vogliamo parlare delle donne della tribù Tuareg, donne eccezionali che sono nel mirino dell'ISIS e anche dei fondamentalisti legati a Boko Haram. Perché? Perché portano il viso scoperto, perché decidono quando sposarsi e chi, perché sono contro la poligamia. Che altro, Claudia? Ma diciamo che le donne Tuareg, in millenni di storia di questo popolo, si presentano oggi come un modello di civiltà assolutamente interessante. Le donne Tuareg hanno innanzitutto hanno diverse chance all'interno della loro società, hanno voce in capitolo, nel senso che si pronunciano su discorsi politici, quindi che li riguarda molto da vicino, hanno il diritto al divorzio da sempre, quindi possono chiedere il divorzio e addirittura arrivano a festeggiarlo per tradizione, quindi come atto di liberazione e di nuova disponibilità. Conservano il patrimonio, tutto il patrimonio, che significa la tenda, gli allevamenti, restano, sono loro le depositarie. Loro sono le depositarie della cultura e quindi trasmettono ai propri figli sia la lingua Tamashek. Vorrei anche precisare che loro non amano molto farsi chiamare Tuareg, perché nella interpretazione araba Tuareg significa uomini abbandonati da Dio. E invece come si chiamano? Loro sono Tamashek. Tamashek. Che vuol dire uomini liberi. Il popolo è il popolo Intanto Tamashek. Stiamo vedendo delle fotografie meravigliose, sono di una bellezza queste donne. È un popolo molto bello e le donne sono molto intraprendenti, molto intelligenti, molto apprezzate. Io volevo sapere una cosa, da quant'è che hai cominciato ad andare in Africa per avere contatti con questi, con i Tuareg, con i Tamashek? Ho iniziato ad avere contatti con l'Africa quando ero ancora molto giovane, intorno ai 18 anni. Con i Tuareg ho iniziato invece rapporti di collaborazione oltre 10 anni fa. Avevo conosciuto Mano Dayak, che era un leader del movimento di liberazione dei Tuareg del Niger, che poi è morto in un incidente aereo. I Tuareg dicono che non è fatalità, il mondo occidentale sostiene invece che è un tragico incidente. Con Mano Dayak non decolarono i nostri progetti e subito dopo iniziai con i Tuareg del Mali. Senti, dici infine qualche cosa, che cosa bisognerebbe fare per i Tuareg? I Tuareg necessitano in un momento così drammatico della loro storia di avere una voce nel mondo. Già Nina Valletta Intallò, che è una donna diciamo di spicco nel mondo politico, mi riferisco anche al movimento di liberazione della Zawad, già nel 2012 lanciò un appello alle grandi democrazie occidentali, a quelle che presero un impegno dopo la caduta delle Torri Gemelle, nell'impegno a vigilare, a contrastare il terrorismo internazionale. Hanno abbandonato i Tuareg nelle mani proprio dei fondamentalisti. Le donne Tuareg per la prima volta che subiscono l'umiliazione di essere picchiate, di essere così. Perché sono scomode, sono veramente donne scomode. Io sto chiedendo disperatamente a Claudia Zuncheddu di scrivere un libro sui Tuareg. Lei ha poco tempo, ma lo deve scrivere perché appunto bisogna parlarne nel mondo. Grazie Claudia, e grazie. Ci vediamo altre volte, speriamo, tra un tuo viaggio in Africa e l'altro. Grazie. E adesso Guido.